Sì, da sabato è attivo chiaramente i sabati, è attivo l'hub vaccinale, quindi territoriale, qui a Gradara, che per noi chiaramente, per una parte del nostro territorio, è molto più comodo che recarsi a Pesaro. Devo dire che posso solo ringraziare per il grande lavoro che hanno svolto i sindaci di Gradara e di Gavice. E tutti i volontari, medici, infermieri, il personale amministrativo, praticamente tutto il personale volontario che grazie al loro lavoro e al loro impegno si rende disponibile a questo centro dove poter fare i vaccini il sabato mattina. E il primo sabato che è stato attivato è stato quello scorso, sono stati fatti 108 vaccini, quindi una buona, è stato, diciamo che un è andata bene, una buona frequenza. Noi chiaramente chiederemo, quando sarà il nostro momento, chiederemo di poterci vaccinare a Gradara e nello stesso tempo si sta cercando insieme al sindaco di Vallefoglia di poter aprire anche l'altro centro vaccinale a Montecchio di Vallefoglia, che per noi è comodo, per un'altra parte di territorio che, come sappiamo, il nostro è molto ampio ed è su due fronti. Sulla piattaforma, quando si inserisce la residenza, perché in teoria potrebbero recarsi in questi punti vaccinali anche altri residenti, però adesso ancora si stanno sistemando un po' di cose sulla gestione informatica e amministrativa. Per quanto riguarda i nostri territori, un residente a Tavuglia dovrà indicare il CAP, quindi il codice di avviamento postale, quello di Gradara, che è 61012 e non quello di Tavuglia 61010, perché altrimenti non si apre la possibilità di poter scegliere il punto di vaccinazione su Gradara. Devo dire che rispetto all'unica settimana che ci ha portato in quelle condizioni, sono diminuiti tantissimo i contagi, tant'è che oggi ad oggi abbiamo 15 persone positive, quindi con 15 persone contagiate, ed è un numero insomma abbastanza tranquillo. È chiaro che però bisogna sempre stare molto molto attenti. Io penso che comincino a fare effetto anche i vaccini e oltre a meno ad avere meno persone contagiate, sono anche molto diminuiti tantissimo i ricoveri ospedalieri, quindi è una, diciamo che un bel risultato.